A The Boat Show vi presentiamo sempre belle barche, ma questa dovete osservarla con una particolare attenzione. È chiaro, ci farà entusiasmare perché è sportiva, velocissima, ma cominciamo a guardare quale magnifica opera abbiano realizzato nel disegnare lo scafo, la tuga, le sue ali. E quando entreremo negli interni sarà come compiere un balzo nel futuro dell'interior design. Fa parte della nuova generazione X, ma le sue forme sono ancora più accattivanti. Osservandola dall'alto si nota come il tetto della tuga sia stato trasformato in un mantello che scende lungo i fianchi e scivola verso poppa. Sembra che l'abbia disegnata un sarto italiano. Invece è uno dei capolavori dello studio di Fulvio De Simoni. Non è una barca, non è semplicemente uno scafo, è una scultura. Le superfici, ora concave, ora convesse, a tratti lineari, riflettono la luce in modo da catturare la nostra ammirazione. L'aggiunta di fregi scuri, come per le finestrature, sottolinea certi dettagli estetici. Le ali si raccordano con la tuga per slanciare il profilo. Con lo stesso scopo, la plancia bagno è stata prolungata lungo i fianchi e mentre esaminiamo questa zona, guardate dove hanno collocato le prese di estrazione dell'aria dalla sala macchine. Bella, ma anche tecnologica, è quasi completamente di carbonio. Le paratie sono in sandwich di okume, l'essenza marina per eccellenza, applicata però su un'anima di PVC. Così sono leggere e solide. Per le finestre, la porta di poppa, hanno usato l'alluminio. Le batterie non sono al piombo, ma al litio. Gli obiettivi sono sempre gli stessi, leggerezza e qualità. La barca è certificata nella categoria CEA. La piattaforma di poppa è lunga 1,5 metri e il portello del garage non interagisce con il prendisole e solleva anche parte della plancia bagno, scoprendo il sistema di vario e alaggio del Tender Williams 345. Le operazioni sono agevolate dall'inclinazione della plancia. La sala macchine sembra disegnata da un ingegnere, sì, ma insieme a uno stilista. Chi ama la precisione sarà soddisfatto, ma anche i tecnici sono felici di trovare tutto così ben sistemato. Nel pozzetto, l'appoggiatesta del prendisole serve anche da schienale per il divano. Sopra si può stendere un bimini che prolunga la protezione offerta dal tetto, il quale a sua volta copre già una vasta area dedicata alla zona pranzo. C'è un tavolo up and down che, insieme al divano, può diventare un'ulteriore zona relax, questa volta all'ombra. Nei fianchi hanno inserito il lavandino e sul lato opposto il barbecue, ma si possono aggiungere anche il frigo o l'ice maker accanto alla porta d'ingresso. Grazie a queste vetrate non ci sono confini ottici, nemmeno ai lati del pozzetto. A prua l'area relax è stata raddoppiata, aggiungendo al solito matrasso due chaise longue con appoggiatesta ribaltabili. Si possono aggiungere pali di carbonio che servono per tendere un tendalino parasole. Sotto il prendisole un enorme vano storage e sui fianchi dei gavoni
dove hanno sistemato intelligentemente le zattere di salvataggio. Una barca è quanto mai complessa, dotata di tanti impianti, ciascuno con molte funzioni. Come orientarsi? Con il manuale, sì, ma quello digitale, per trovare subito tutto ciò che ci interessa. La porta finestra di poppa scompare elettricamente. Nel salone l'altezza minima è di 2 metri. E vi do un'altra dimensione. La lunghezza totale del divano, compresa la penisola e la chaise longue, è di 6 metri. Sotto un lunghissimo vano, capiente per riporre le sedie quando non le usate attorno al tavolo, che è estendibile. Se vi sdraiate qui, potete farvi accarezzare dalla brezza del mare. Non è l'unica apertura, abbiamo un finestrino anche a dritta accanto al posto di pilotaggio e poi il tetto apribile. Nel salone, lungo il fianco di dritta, il mobile non è un banale parallelepipedo, ma adegua la sua larghezza per rendere comodo il passaggio e nel contempo offrire il massimo volume di stivaggio. Contiene anche un televisore da 49 pollici. L'impianto infotainment è realizzato in collaborazione con VideoWorks. Sotto coperta due layout, 3 cabine e la cucina, oppure 2 cabine, la cucina e un living. Nella cabina armatoriale l'altezza è di 2 metri e la lunghezza del materasso 2 metri. La larghezza 180 cm, insomma è un vero letto king size. Il televisore è da 65 pollici. Tutte queste misure ci fanno capire che ci troviamo in un ambiente molto ampio. A proposito di dimensioni, le finestre sono enormi e sono più grandi del solito anche le loro parti apribili. Il decor cancella ogni stereotipo. Linee e diagonali ci fanno scoprire un nuovo modo di arredare, sempre rispettando esigenze nautiche, come l'assenza di spigoli vivi e la necessità di avere tanto spazio per sistemare il nostro guardaroba. Mobili sotto le finestre, armadio a tutta altezza e gavone sotto il materasso. C'è anche il vanity e potete, volendo, aggiungere il frigo. Sì, nella cabina armatoriale. Il bagno ha 2 zone separate e, secondo la tradizione italiana, è completo di tutti i servizi, come piace a noi. Per gli ospiti una cabina a prua con cuccetta matrimoniale. I gradini che accompagnano ai lati del letto sono imbottiti, morbidi. E poi c'è una cabina doppia, anch'essa con bagno privato, oppure al suo posto una zona dining con bagno dei toilet. In entrambe le versioni la cucina rimane invariata. Frigo da 255 litri, forno, piastre di cottura, lavastoviglie e lavasciuga. È ben illuminata e ventilata. E infine c'è la cabina per il marinaio con accesso diretto dal pozzetto. Come optional sono previsti 2 stabilizzatori giroscopici Sea Keeper. L'angolo dietro a poppa è di 17 gradi. Guardate che postazione di pilotaggio! Sono in poltrona e ho 2 console.
comodissime. Su una ci sono i comandi tradizionali, le manette, sull'altra il joystick. Davanti un parabrezza, un cristallo unico senza montante centrale per avere una visuale perfetta. E per manovrare non c'è problema. Mi alzo e le manette rimangono un po' arretrate, ma questa console si può spostare, tirare in avanti. Così sono comodo e posso pilotare anche in piedi, oppure posso voltarmi e guardare verso poppa e avere le manette qui a portata di mano. Perfetta! Abbiamo due motori MAN da 1800 cavalli. Avrebbero potuto scegliere una potenza maggiore per far correre la barca, ma hanno preferito lavorare molto, sia in fase di progetto sia in fase di costruzione. Eh sì, e così lo scafo è al 60% in fibra di carbonio, la sovrastruttura, il ponte di coperta, all'80% in fibra di carbonio e il flying bridge è al 90% in fibra di carbonio. Cambiano le resine, una vinilestre per scafo e coperta e un'epossidica per il flying bridge, la più difficile da lavorare, sì, ma anche quella che consente di alleggerire al massimo la struttura per mantenere la barca con un baricentro basso. Davanti a me ho due display da 19 pollici con il sistema integrato di navigazione e controllo dell'imbarcazione Naviop Simrad. Posso gestire tutte le utenze di bordo e osservare la carta di navigazione, il radar, l'ecoscandaglio, i motori, tutto da qui. E poi ho un altro display più piccolo da 7 pollici che controlla le propulsioni di superficie e i flap, insomma l'assetto della barca, ma che mi permette anche di verificare se sono attivate le manette oppure il joystick. Eh sì, perché su questa imbarcazione con propulsione di superficie abbiamo il comando joystick per manovrarla facilmente, per fare tutto quello che vogliamo. Per esempio la rotazione, oppure la traslazione laterale, ma possiamo ovviamente utilizzarlo anche per ingranare la marcia avanti oppure quella indietro. Per quanto riguarda l'elica di manovra è stata potenziata. Questo significa che se avete delle condizioni di vento molto sfavorevoli riuscite ad agire prontamente. Ma non solo, hanno aggiunto anche un'elica di poppa, così il comando è ancora più docile, ancora più morbido. Riuscite a essere delicati mentre fate le manovre. Quando ingranate la marcia avanti a lento moto, siccome le due propulsioni, gli assi che portano le eliche, sono svincolati, si muovono in maniera indipendente uno dall'altro, si spostano, divergono leggermente le eliche, così riuscite ad avere una conduzione più precisa. Analogamente, quando ingranate la marcia indietro, le eliche convergono, così anche in retromarcia siete più diretti, più precisi. Insomma, prima era difficile utilizzare questo tipo di impianti. Adesso è veramente facile. E adesso diamo gas e portiamola in velocità. Entra in planata, siamo a 14 nodi e adesso comincia a accelerare. L'assetto è già ottimale. Avete visto? Non ho fatto nulla, ho solo accelerato. Non ho dovuto intervenire né sulla regolazione delle propulsioni di superficie né sui flap. Ha fatto tutto il sistema automatico gestito da Top System. Basta premere un tasto qui sullo schermo. Easy Set.
Ben intesi, se non vi piace, se preferite essere voi ad avere il controllo completo dell'imbarcazione, se volete sentirvi piloti, beh, lo disinserite. Siamo alla velocità di 25 nodi e in questo momento per percorrere un miglio abbiamo bisogno di circa 16 litri di carburante. Diciamo che in questa condizione il consumo è confrontabile a quello che potremmo avere con un'altra imbarcazione di simili dimensioni e potenza, ma da qui in poi le cose cambiano. Guardate quanto è facile pilotarla. Decido di andare là, di cambiare rotta. Allora do un po' di gradi di barra e poi il timone ritorna da solo al centro e il sistema AutoCourse, l'intelligenza di guida di questa barca, mi tiene la rotta. Ecco, ho reinserito il joystick perché voglio farvi vedere un altro modo di pilotare questo yacht. Adesso ho attivato la modalità cruise sul joystick, cioè posso usare questo comando per navigare in crociera. Lo spingo avanti e accelero. E quando ho raggiunto il numero di giri desiderato, la velocità che voglio, lo lascio e i motori mantengono lo stesso regime. Sto andando un po' troppo veloce, un colpetto indietro e riduco la velocità. È anche istintivo. Voglio scartare un ostacolo, improvvisamente un colpo sul joystick e la barca vira rapidissima e il timone gira perché naturalmente sono interconnessi. . 38 nodi di velocità, per molte barche con questa potenza e di queste dimensioni, questo è un limite massimo. Qui invece abbiamo ancora tanto gas, siamo ad appena 1890 giri minuto e stiamo consumando soltanto 12 litri per miglio, quindi meno di quando andavamo più piano. È proprio una barca sportiva, è tarata anche e soprattutto per andare forte. Ma spingendo a manetta con questo comando c'è una limitazione, non posso andare oltre i 42 nodi. E allora come faccio ad andare più veloce? Beh, agisco sulle manette, prendo io il controllo dei motori e anche del timone. Teniamo giù la manetta e facciamogli prendere sempre più velocità. Vediamo dove arriviamo. 50 nodi, 2270 giri minuto. Il consumo, non ci crederete, ve lo faccio vedere. Sono 14 litri per miglio. E adesso prendo il comando anche delle propulsioni di superficie. E le alzo su. Porto le eliche fuori dall'acqua e la velocità massima che riesco a toccare è di 51 nodi e mezzo. Pazzesco! Il Pershing 7X ha un dislocamento a vuoto di 35 tonnellate, davvero molto leggero, e una potenza di 3600 cavalli. Il rapporto peso-potenza è quindi di 9,7 kg per cavallo, ma nelle attuali fasi di navigazione, considerati tutti i carichi a bordo, siamo un po' oltre le 40 tonnellate, quindi abbiamo un rapporto peso-potenza un po' superiore a 11 kg per cavallo e abbiamo superato i 50 nodi, siamo arrivati a una punta di 51 nodi e 5. Ora ditemi se esiste un'altra imbarcazione con queste caratteristiche che arriva a questa velocità e che a tutta manetta consuma così poco.